Dibattito sui conti della Regione. Contenimento della spesa, riduzione del debito, riorganizzazione delle strutture regionali, dismissione delle società partecipate. Questi temi al centro del dibattito del Consiglio straordinario sui conti della Regione, che si è svolto martedì 6 novembre su richiesta delle opposizioni. Ampio il dibattito dopo gli interventi degli assessori alla sanità Monferino e al bilancio Quaglia. Intervento in chiusura del presidente Roberto Cota. Crisi dell'emittenza radio-televisiva locale. Impegno a riservare al sistema televisivo locale una quota delle risorse destinate alla comunicazione e un sollecito al governo affinché siano ripristinati i contributi alle emittenti. Sono questi i contenuti più significativi dell'ordine del giorno approvato all'unanimità a conclusione della seduta straordinaria del 6 novembre dedicata alla crisi dell'emittenza radiotelevisiva locale, richiesta da diversi consiglieri dei gruppi di opposizione. Tra Piemonte e Argentina. Mondi lontani eppure accomunati dallo sguardo sensibile del pittore. Ospitata da Piemonte Artistico e Culturale di Piazza Solferino 7 a Torino, tra Piemonte e Argentina, la retrospettiva su Carlo Bossone. Nato a Savona, ma piemontese d'adozione, appassionato di montagna e di pittura di paesaggio, l'artista ha elaborato uno stile personale, una pennellata luminosa emossa da vibrazioni cromatiche. La mostra, a cura del Consiglio regionale, è aperta fino al 7 dicembre. Lezioni recitate. Con gli studenti dell'Istituto Steiner di Torino è iniziato il progetto Lezioni recitate, curate dal Centro Studi Gobetti in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione. Ogni lezione recitata presenta la vita, il pensiero e le azioni di una figura della storia del Novecento. Lo scopo è far emergere tratti importanti del personaggio e mettere in evidenza i legami con la sua epoca e il significato attuale delle sue azioni. Il teatro, insomma, come strumento per vivacizzare la didattica. Io sono l'ultimo. Lettere di partigiani. La nostra storia recente raccontata dai suoi ultimi protagonisti nel libro Io sono l'ultimo, lettere di partigiani, curato da Stefano Faure, Andrea Liparotto e Giacomo Papi, edizioni Einaudi, presentato il 5 novembre a Palazzo Lascaris dal Comitato Resistenza e Costituzione. Sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, gli storici Claudio Vercelli, Istituto Salvemini, e Bruno Maida, Università di Torino, e il partigiano Giuseppe Gastaldi.